Di solito ci si accorge subito se il gatto si comporta in modo diverso dal solito. Se sembra svogliato, non tocca cibo e ha la diarrea, c'è da preoccuparsi. La diarrea, proprio come negli esseri umani, svolge una funzione depurativa. Nell'intestino c'è qualcosa che deve essere evacuato rapidamente. In realtà si tratta di una reazione sapiente del corpo. La domanda è quindi: a cosa reagisce il gatto con questo sintomo? Le cause possono variare ed essere da innocue a gravi. In generale, se il gatto sta male o la diarrea dura più di uno o due giorni, è il caso di consultare subito il veterinario. Lo stesso nel caso in cui si aggiungano sintomi come febbre, debolezza e brividi. Se approfondiamo, distinguiamo tra fattori interni ed esterni. Le cause esterne includono, ad esempio, cibo avariato, detergenti, veleni e piante velenose. La diarrea può dipendere anche da un cambio di alimentazione. Bisogna considerare anche i fattori interni, come le malattie. Salve! Mettiamo il gattino subito sul lettino. Fluffy ha la diarrea, vero? Sì, è proprio così. Da quanto tempo, più o meno? Credo da 2 o 3 giorni. Vomita anche? No. Ha ancora appetito? Insomma, quindi meno del solito. La diarrea è più molliccia, acquosa, simile a una salsiccia morbida? È un po' molliccia. C'è anche del sangue? No, non ho visto tracce di sangue. Gli ha cambiato il mangime in qualche modo? Forse ora sta mangiando qualcos'altro? No. Ora darò un'occhiata alle mucose, lì posso anche vedere se è un po' disidratato, se le mucose sono un po' secche quando le si tocca. Va bene? Sì, sono un po' appiccicose. Ha perso molti liquidi a causa della diarrea. Fammi sentire il tuo pancino. Noto che è un po' teso. Non c'è da stupirsi, se soffre di diarrea da qualche giorno, la mucosa intestinale è spesso irritata. Adesso voglio ancora auscultarti. Il cuore e i polmoni sono in ottima forma. Ottimo, va bene così. Naturalmente esistono anche malattie organiche, problemi che possono provocare la diarrea. Credo che Fluffy goda di buona salute in generale, ha solo un disturbo intestinale. Vorrei fargli una piccola flebo per il semplice fatto che è un po' disidratato. Consiglierei anche una dieta speciale, gli darei qualcosa di leggero per lo stomaco e l'intestino e poi dovrebbe riprendersi in pochi giorni. Benissimo. Ancora un attimo, molto bene, ottimo. Osserva ciò che accade, controlla che il gatto mangi e beva regolarmente e tieni d'occhio le sue feci. Assicurati che il gatto non si disidrati. Se noti che non beve, a un certo punto bisogna aggiungere una soluzione elettrolitica e, se dovesse servire, anche del glucosio. In presenza di altre cause, come le malattie infettive, può essere necessario somministrare altri farmaci. Prelevo solo qualche misurino in questo campione di feci, poi lo spedirò al laboratorio e così scopriremo se per caso ha qualche parassita. Per stabilizzare il tratto gastrointestinale del gatto, ci sono gli alimenti dietetici di molti produttori che sono adattati alla funzione intestinale del gatto. Esistono alimenti specifici come quelli di Hills o Concept for Life, un cocktail ottimale di fibre solubili e insolubili, i cosiddetti prebiotici, è la base nutrizionale dei batteri intestinali buoni. Un elevato contenuto di acidi grassi omega-3 ha un'ottima azione antinfiammatoria e migliora la flora intestinale. Così si affronta rapidamente il problema della diarrea. Ricorda che il tuo gatto deve sempre poter bere acqua fresca. Assumere abbastanza liquidi e un'alimentazione corretta sono i fattori fondamentali perché il tuo micio si riprenda. Ovviamente non puoi riuscire a tenere sempre sotto controllo la salute del tuo gatto, però puoi realmente prevenire molti problemi digestivi. Inoltre, puoi osservare e notare i cambiamenti di comportamento. I mici che vivono anche fuori casa sono quelli che mangiano più spesso qualcosa che non va.
Se noti spesso i sintomi di una lieve diarrea, è opportuno modificare la dieta in modo permanente, dopo aver consultato il veterinario e aver escluso altre cause. Spero che i miei consigli ti siano utili. Auguri di pronta guarigione al tuo micio!